Sono onorato chiaramente di poter far parte di questa famiglia perché in questa settimana in cui ci siamo conosciuti ho già potuto capire che si tratta di una famiglia. Questo è un gruppo che ha dimostrato di valere tanto perché all'interno di questo gruppo, giocatori sotto contratto, ci sono giocatori di assoluto valore, di assoluto spessore e che poi. Anche questo piccolo aspetto che sto per dire è importante, che insomma poi dopo una delusione si può anche ripartire più forte di prima e con maggiore determinazione e con maggiore convinzione. Noi faremo dal punto di vista dell'organico le cose che dobbiamo fare, tante scelte sono state fatte precedentemente, anche negli anni passati. Io ho l'abitudine di resettare tutto, ho l'abitudine di confrontarmi soltanto sul campo, è quello che esprime i verdetti, quindi non ho preclusioni nei confronti di nessuno, voglio vedere motivazione, voglio vedere determinazione, voglio vedere convinzione, voglio vedere senso di appartenenza. Mi è capitato di essere molto vicino al Bari, anche l'anno purtroppo nefasto dell'ultima non iscrizione al campionato di Serie B, ma anche precedentemente con Guido Angelozzi. Non lo so come definirlo, non mi piace parlare di punto di arrivo, io non sono uno che prende quello che ha e cerca di tirare fuori il massimo da quello che ha. Poi tante fantasie con la mente non mi piace farle, mi piace essere molto più pratico e concreto.